particolare a Sua Eccellenza Padre Franco Moscone. Allora, questa sera siamo molto lieti di avere come nostro ospite il professor Edmondo Lupieri, che insegna all'Università di Chicago, è uno studioso di fama internazionale. Insegna a Chicago teologia del Nuovo Testamento, in teologia del Nuovo Testamento e storia del cristianesimo, ma non soltanto uno studioso di fama internazionale, ma è soprattutto un amico di tanti di quanti siamo qui presenti. Ha sempre collaborato e offerto tutta la sua generosa disponibilità con l'Università di Bari e con il Centro di Studi Michelici e Garganici, quindi noi siamo veramente molto felici di averlo qui. Il professor Lupieri è autore di numerosissimi studi, volumi, monografie sulla storia del cristianesimo antico, sulle origini delle comunità cristiane, ma soprattutto sulla figura storica di Gesù. Oggi c'è un grande vivace dibattito su quali possano essere le fonti che ci aiutano a ricostruire la figura storica di Gesù per distinguerla da Gesù della fede, come poi si è costruita la figura del Gesù teologico. Ha approfondito numerosi testi del Nuovo Testamento, i Vangeli canonici, ma anche gli scritti di ambiente gnostico, gli scritti apocrifi, ha approfondito molte figure come Giovanni Battista in particolare. Io non posso davvero, ma non lo faccio per retorica, ripercorrere tutti gli scritti, perché davvero gli interessi del professore sono molteplici e non si limitano alle origini cristiane, arrivano anche alle numerose forme di sincretismo religioso, l'incrocio tra religioni, soprattutto al giorno di oggi. Abbiamo scelto di invitare il professor Lupieri a parlare della figura di Maria Maddalena, perché negli ultimi anni tante sono state le pubblicazioni di carattere scientifico, di carattere divulgativo su questa figura, molte sicuramente fantasiose. Invece questa sera il professor Lupieri ci presenterà la figura della Maddalena attraverso le fonti storiche, perché è sicuramente una figura di rilievo già come viene presentata negli scritti canonici, nei Vangeli. È la donna che è ai piedi della croce, che guarda da lontano la crocifissione. Attorno a questa figura si costruisce il primo racconto cristiano della morte e della resurrezione di Gesù. Ed è soprattutto poi nel Vangelo di Giovanni che questa figura acquisisce un ruolo di primo piano. È la donna ed è la sola donna alla quale Gesù appare, secondo il racconto evangelico, per affidare un incarico molto rilevante, l'annuncio della resurrezione. E in quanto donna, poi il professore ci spiegherà come avrà bisogno però, per essere creduta, di riferire le parole che Gesù le aveva detto ai discepoli uomini, e la fatica che hanno fatto anche le figure femminili alle origini del cristianesimo, sebbene poi abbiano avuto largo spazio. Ma la figura della Maddalena è anche un personaggio che è stato molto presente non soltanto nelle fonti letterarie, ma anche nell'arte, nella iconografia, e la sua figura si è arricchita sempre più di racconti fino a diventare la santa peccatrice, o ancora addirittura la sposa di Gesù, la donna a cui Gesù negli scritti gnostici aveva affidato un ruolo particolare nell'annuncio proprio del suo messaggio. Io non vi anticipo molto altro, lascio sicuramente la parola al professor Lupieri. Prima però un ringraziamento particolare a Don Domenico, il nostro parroco, perché sin dall'inizio ha voluto partecipare a questa manifestazione, all'organizzazione, e con molta generosa disponibilità ha messo a disposizione anche la struttura, questa cornice suggestiva che ci accoglie questa sera. Cedo per un minuto, un breve saluto, la parola a Don Domenico, ringraziandolo ancora. Grazie professoressa, grazie professore.
un saluto, gioca in casa, ecco, gioca in casa, ecco, perché stando al tifo della squadra dell'Italia. Un saluto anche al nostro padre arcivescovo, a voi tutti, grazie per questa lodevole iniziativa culturale. Dobbiamo anche crescere in parrocchia, soprattutto attraverso la cultura, l'arte, la bellezza. E questo chiostro appartiene alla storia di Monsant'Angelo, era un chiostro appunto del monastero dei Carmelitani e va valorizzato. Questa panchina, eccellenza, è perché abbiamo fatto i crest poi in parrocchia. Il tema è gigante e gentile, insomma, che è rimasto ancora lui alla fine, insomma. E quindi quella frase, non avere paura di essere un gigante, di fare cose grandi, è finito poi ai valori ideali, insomma. E penso che la Maddalena in qualche modo sia stata abitata da grandi valori, grandi ideali. Quindi grazie e buona visione, buon ascolto. Grazie, allora buonasera a tutti, un ringraziamento non di grammatica sia alla collega cara Immacolata Aulisa, a Don Domenico, a Francesco Arena che ha fatto da Trade Union per questo evento serale. È veramente una gioia, un piacere per me essere di nuovo in Puglia in mezzo a colleghi, amici, a parenti, in caso di dire questo caso, vero, eccezionale. E grazie Padre Franco per essere venuto, è un piacere rivederti qui. E allora ho pensato, prima di tutto vi racconto due storie così sulla Maddalena, no? E poi vediamo nel corso dei secoli quello che facciamo. Per dire una cosa seria, noi facciamo storia della ricezione biblica. Una volta si faceva storia dell'esegesi, eccetera, adesso si tende a fare storia della ricezione, cioè si prende un'idea o un personaggio e si vede come attraverso i secoli questo è stato rivissuto dalla gente, no? Reinterpretato a livello artistico, a livello colto, a livello popolare. Personalmente ho lavorato molto su Giovanni Battista e adesso è una quindicina d'anni che lavoro sulla Maddalena. Messo insieme un gruppo di una ventina di persone, abbiamo fatto un grosso volume in inglese, due volumi in italiano, sul, appunto, su che cosa è diventata sta Maddalena, perché che cos'era la Maddalena? E purtroppo, come in molti casi del Nuovo Testamento, noi che ne sappiamo molto, sapete, perché nei Vangeli c'è una parolina qui, una parolina là. La cosa che stupisce di più, secondo me, è che quando San Paolo parla della resurrezione di Gesù e dice che Gesù è apparso a questo, è apparso a quello, è apparso a quell'altro, la Maddalena proprio non la nomina. San Paolo parla solo di uomini, è apparso a Pietro, ai discepoli, a questo, a quello, a un gruppo di 500 fratelli, ci saranno stati anche le donne. Se vedete nei testi antichi delle donne non si parla mai, cioè si parla delle donne solo quando fanno qualcosa di o straordinariamente meraviglioso o di orribile, altrimenti sono date come scontate. La presenza, c'erano le donne come i bambini, ma non vengono nominati. Ecco. È solo, se pensate anche alla moltiplicazione dei pani, no? È solo Matteo che dice c'erano 4.000 senza contare le donne e i bambini, vuol dire c'erano anche le donne e i bambini. Poi ogni tanto queste donne saltano fuori. Parla sempre dei discepoli, dei dodici, però a un certo punto due c'avevano la mamma dietro, no? Ricordate i figli di Zebedeo, che arriva sta madre che dice: ah, ma mettili lì a destra, a sinistra, quando sarai, e l'altro gli dice: ma manco per niente, però vuol dire che la madre c'era. E Luca, l'unico, all'inizio del capitolo ottavo ci dice: ma c'erano anche delle donne con Gesù. C'erano anche delle donne, dice, che erano state guarite e allora li finanziavano. Cioè erano donne, lui ci tiene anche a dire di famiglia benestante, che giravano con i discepoli e finanziavano il gruppo. Oh, capite? Perché immaginate, no? Siamo nella Palestina del primo secolo, no? Dei primi anni del primo secolo. Tu sei un maestro con almeno 12 uomini e un gruppo che ti segue, magari anche con famiglia, con bambini, e ti sposti da un villaggio all'altro. E come vivi? E dove vai a dormire? A quanto pare nella scena della trasfigurazione Pietro dice: mettiamo le tende qui, quindi giravano con delle tende per accamparsi, no? Però se entri in un paese devi andare a mangiare,
guardate tutta la discussione, ma andate a comprare il pane, ma non capite che c'è il pane, ce l'abbiamo qui il pane, i pesci, no? Questi volevano andare a comprarlo, questi di soldi ci avevano bisogno, a quanto pare c'era un gruppo di donne che girava con loro e che li finanziava, e una di queste era una Maria, detta Magdalene, a quanto pare di Magdala, Magdala è un toponimo comune che vuol dire il paese della torre, no? Pensate a quanti paesi in Italia si chiamano torre qualcosa, e così anche lì c'erano vari paesi che Migdal, Magdal, così Magdala, però è un nome moderno, non sappiamo, era Tarichea forse, non sappiamo il nome antico, e ci sono degli studiosi che dicono non è vero niente, è un nome simbolico, è quella della torre, anche i padri della chiesa dicevano la sua fede è così forte che la chiamavano la Turrita, no? Per difendere, perché ha creduto, come, quindi salda come una torre. No, io ve la vendo, probabilmente era nata invece in un posto che si chiamava Magdala e che c'entrava con una torre. E questa qui, Luca dice che finanziava il gruppo con le altre donne, però ci dice anche che da lei erano usciti sette diavoli, che non è un gran complimento, no? Questa cosa poi viene ripresa alla fine del Vangelo di Marco, questa qui era un'indemoniata che Gesù ha guarito. E questo fatto che Luca dice che era un'indemoniata, e Luca lo dice subito dopo aver raccontato una delle unzioni di Gesù, perché Gesù dai racconti evangelici è stato unto alcune volte ai piedi, alla testa, prima della crocifissione, e non parlo della scoperta della tomba vuota, proprio ci sono questi racconti vari, e c'è in Luca, dice che alcuni mesi prima, ancora in Galilea, una peccatrice di una città, mentre lui era a cena o a pranzo da un fariseo, vedete lì anche lì, non spendeva, no? era andato, faceva un po' di fundraising anche lui, era andato a farsi nutrire col suo gruppo da questo qui, e c'è questa peccatrice che entra e gli unge i piedi, è molto attenta, pensate anche all'emorroissa che non tocca il corpo di Gesù, è molto attenta perché se è peccatrice non segue tanto le norme di purità probabilmente, quindi lo contamina. Ma Gesù è sdraiato alla romana a tavola, no? Perché non si stava seduti, non esistevano quasi le sedie, era una cosa recente, nemmeno i tavoli, si stava sdraiati, no? Su dei lettini, e poi ti servivano il cibo davanti, allora lui gli tocca i piedi, però se è impura lo contamina, e allora lui gli contamina anche il cibo, e allora il fariseo dice questo non è un profeta perché saprebbe che quella impura viene qui a casa mia e mi contamina il cibo, scusa, che educazione è questa, non ha capito, e allora poi Gesù ribalta tutto e c'è il discorso tradizionale molto bello dei Vangeli, Gesù non viene contaminato ma la sua purità è tale da distruggere la fonte di contaminazione. L'emorroissa che perde sangue guarisce immediatamente come tocca Gesù. La peccatrice viene perdonata per il suo amore al contatto con Gesù. Però Luca mette i due racconti vicini. Allora nella Chiesa occidentale, nella Chiesa latina, si è discusso per secoli, ma alla fine, siamo nel V-VI secolo, la Maddalena viene identificata con tutte le donne che hanno unto Gesù. Allora i vari racconti vengono fusi insieme e si ritiene che fosse Maria Maddalena anche la peccatrice, mentre invece dal Vangelo proprio non risulta assolutamente che sia la peccatrice. Infatti nella Chiesa greca, nella Chiesa orientale, la Maddalena non è mai la peccatrice, è solo la mirrofora. E qui mirrofora, io pensavo che si dicesse con due R, ma mirrofora vuol dire quella che porta la mirra alla tomba di Gesù. Questa è forse la rappresentazione più antica della scoperta della tomba. Vedete poi lì c'è, vi faccio vedere, ecco un'altra immagine, vedete questa è più completa, quella cosa lì sarebbe la tomba di Gesù, e loro arrivano di notte con delle lanterne e nell'altra mano, lì non si vede tanto bene, c'hanno l'unguento, lì si vede un po' meglio. Perché? Perché la Maddalena
stando al racconto dei sinottici, mentre quello di Giovanni è un po' diverso, stando al racconto dei sinottici è lei che la mattina di quella che per noi è la domenica, cioè il giorno dopo il sabato, Gesù è morto di venerdì, sepolto, tutto il sabato hanno riposato secondo il costume degli ebrei, e la mattina del giorno successivo, cioè ancora di notte, perché il giorno incomincia alla sera prima, quando compare una terza stella in cielo, è già il nuovo giorno, allora quelle di notte sono andate al sepolcro pensando di ungere il corpo di Gesù, sbagliando perché Gesù intanto era risorto, ma quelli non se l'aspettavano, no? E invece trovano il sepolcro vuoto. Questo almeno è tutto il racconto dei sinottici. In Giovanni è leggermente diverso. È un segno, in Giovanni è leggermente diverso, ma c'è sempre l'idea che sia stata lei da sola o con altre donne, da sola o con altre donne a scoprire la tomba vuota. Questo ha creato dei problemi attraverso i secoli, perché sì, poi Gesù è comparso, è apparso ad altra gente, ai discepoli, dopo, ma la prima testimonianza che era successo qualche cosa, e poi a seconda dei racconti, questi hanno visto un giovane, hanno visto degli angeli, insomma, quelli la cosa che hanno spiegato le cose, è una testimonianza di donne che sono andate di notte e hanno trovato la tomba vuota. Ma allora anche infatti dei pagani che criticavano i cristiani ancora nel secondo, terzo secolo, dicevano: ma che razza di storie ci venite a raccontare? Le vostre storie sono tutte fondate sulle allucinazioni di due donnicciole isteriche. No, perché poi le donne sono sempre isteriche, no? Allora la testimonianza delle donne non conta. Su che cavolo di fede, di storia ci venite a raccontare? Perché queste due donne che sono andate lì hanno avuto delle allucinazioni, hanno detto: il corpo l'avete fatto sparire voi, no? Capite? Quindi sta povera Maddalena si è trovata, vedete, in mezzo a un mucchio di discussioni, ma è una figura centrale. Perché, come diceva Immacolata prima, no? Sì, c'è voluta la conferma degli uomini nei racconti evangelici e poi in quello che ci dice Paolo. Guardate che Paolo è il testimone più antico, quindi non è che abbiamo testimonianze antichissime sulla Maddalena che poi sono sparite. Al contrario, le testimonianze dell'importanza della Maddalena crescono nel tempo. Infatti l'ultimo Vangelo, il più recente, è quello in cui ha la funzione più importante, però è sempre lei che si trova in mezzo, e con il fatto, soprattutto nella Chiesa occidentale, che viene identificata con tutte le prima, ti diventa anche una peccatrice. Il fatto che diventi una peccatrice è importante, e di questo ne parleremo e farò vedere tante immagini, eccetera. È importante perché se era una peccatrice ma poi è diventata una discepola di Gesù, vuol dire che si è pentita. A maggior ragione è utile, da un punto di vista pastorale, avere non solo una peccatrice pentita, ma avere una prostituta pentita. Perché Luca non dice che la peccatrice di quella città fosse una peccatrice pubblica in città, allora ha detto: vabbè, una prostituta, sarà stata una prostituta, non lo so. Però serve avere una prostituta pentita. Perché? Perché se una prostituta diventa una santa, allora ci abbiamo speranza tutti. Perché peggio di così non si può andare. E se lei è diventata una grande santa, in fondo tutti noi ci costituiamo un pochino, no? Nelle cose nostre. E se quella che è proprio la prostituta davvero è diventata una santa, allora anche noi possiamo. E di questo parliamo più avanti. Comunque adesso vi ho promesso un po' di immagini, vi faccio vedere prima di tutto, allora questo è il classico, diciamo, della mirofora,
e come viene ripresa poi in ambiente greco, in ambiente orientale. Queste sono immagini molto tradizionali, vedete ha in mano sempre la pisside dell'unguento e poi una caratteristica della chiesa greca, ha un uovo rosso, questo uovo come simbolo di resurrezione, di Pasqua, cose così. Ne avete una bellissima qui sotto, alla tomba di Rotari, San Giovanni in tomba, vedete ci sono le tre Marie. Ci sono le tre Marie lì sotto, vedete questa dovrebbe essere la Maddalena, lì c'è l'angelo e lì hanno unito insieme le cose lì su, c'è il Cristo di sotto e quello è la tomba di Gesù, che mi dice che questo qui sopra anche, vedete, la struttura del, è un po' un sarcofago romano più di quello. In altri contesti invece si sviluppa soprattutto l'immagine della penitente, ma in modi molto diversi. Guardate, questo è un modo molto nordico, vedete la tutta vestita, legge un libro, molto colta la nostra Maddalena, è rimasto l'ampolla dell'unguento, vedete quel vasetto lì che è il simbolo che l'accompagna sempre. Invece guardate questa meravigliosa Maddalena di Donatello, che è vestita solo dei suoi capelli, questa è una cosa che vedremo, perché poi la leggenda dice che questa pentita dei suoi peccati va nel deserto e vive gli anni della sua vita così in penitenza, in sofferenza, e però vedete non ha quasi più nulla di umano e sembra un cadavere che cammini, è una delle ultime opere di Donatello, e anche se è una donna nuda, vestita dei suoi capelli, ma non c'è nulla di attraente. E comunque attraverso i secoli questa della penitenza, ecco questa è una Maddalena rococò, tra barocco e il rococò, vedete anche il movimento, guardate il movimento del corpo, guardate i muscoli del braccio, proprio ti dà il segno così della contrazione, poi vedete che c'è il libro, da qualche parte ci sarà anche un unguento che però non vedo, a parte poi gli angioletti settecenteschi, però c'è l'idea della contemplazione del crocifisso, che non è ovviamente un'idea storica, perché il culto del crocifisso è molto tardo rispetto alle cose, ma nel Settecento c'era, e allora vedete c'è questo sguardo fisso della Maddalena sul Cristo crocifisso, che è una cosa che poi diventerà costante, infatti la prossima cos'è sotto la croce. Sta Maddalena, stando ai Vangeli sinottici, guarda la crocifissione da lontano con le altre donne e Gesù muore solo, ma in Giovanni no, in Giovanni sotto la croce abbiamo vari personaggi. Da una parte c'è la Madonna tradizionalmente vestita di blu, quello dall'altra parte è Giovanni Evangelista, il discepolo amato, e quella in mezzo, vestita di rosso, dai biondi capelli, in questa posizione tragica. Vedete qui Masaccio, vedete come gioca sui triangoli, no? Vedete c'è un triangolo della croce, poi c'è un altro triangolo fra le tre teste della Madonna disperata, Giovanni che guarda la Maddalena, fra l'altro c'erano tutte leggende che la Maddalena e Giovanni Evangelista erano fidanzati, dovevano sposarsi, ma poi Giovanni ha seguito Gesù, allora la Maddalena, in questa leggenda medievale, per ripicca si è prostituita e poi si è pentita, no? Quindi non c'entra niente, però vedete l'incrocio degli sguardi, poi ci sono questi capelli biondi, che diventano, e il rosso anche del peccato, no? Che diventano una caratteristica della Maddalena attraverso i secoli. Ed è in vari, al nord, al centro, al sud, guardate questa bellissima crocifissione di Grünwald, molto famosa. Vedete anche Grünwald gioca su posizioni triangolari, lui ci aggiunge anche Giovanni Battista. E vedete la Maddalena lì con i capelli biondi, questa è la madre che sviene fra le braccia di Giovanni, ma allora qui vedete le forme sono diverse e lui gioca sulle curve, vedete mentre Masaccio giocava sulle linee erette, vedete che Grünwald fa persino la croce incurvata così, e poi sotto bellissima questa deposizione è eccezionale perché la Maddalena, vedete, dice la madre, vedete, la Maddalena è dalla parte abbraccia Gesù,
mentre di solito nelle altre la Maddalena è sempre collegata con i piedi. Anche nel masaccio, nella crocifissione, è collegata con i piedi, e anche qui è molto, vedete, è alla base. Guardate la forma della Maddalena, quasi una S, una Z, così, che è tipica proprio per indicare proprio il tormento della persona, e questo dura attraverso i secoli. Sempre vedete il collegamento con i piedi, per la storia dell'unzione dei piedi in Luca, che arriva però poi anche a livello di crocifissione o di deposizione. Vedete, la Maddalena è sempre questa figura contorta, mentre la Madonna sviene, la Maddalena è questa figura contorta legata ai piedi. Questi dovrebbero essere Nicodemo e Giuseppe d'Arimatea, che portano giù il corpo di Gesù, e hanno fatto un po' un miscuglio gli artisti di tutti i racconti evangelici. E qui abbiamo... le tocca la fronte, quindi lei non tocca lui, ma lui tocca lei sulla fronte. Questa è una cosa importante, mentre la cosa più tradizionale è che non si tocchino proprio, vedi, non toccarmi, questo è un russo, primi 800, vedete come anche la fattura dei colori in particolare. E che altro? Sono contento che Edmondo, il professor Rupieri, sia arrivato a San Michele Arcangelo, a Monte Sant'Angelo, molto prima di me. Io non c'ero mai stato, e tu già venivi per motivi di studi, per gli studi micaelici, insomma. E l'ultima volta che ci eravamo trovati era proprio qui, poco prima del Covid, in un incontro dove ho conosciuto anche il professor Otranto, e quindi per me è stato incominciare anche un po' insieme a dovermi, come si dice, apprendere Padre Pio, anche apprendere la storia micaleitica e dell'Arcangelo San Michele, insomma. Della Maddalena non mi ero ancora mai interessato, ho letto qualche cosa perché il primo volume ce l'ho, ma decisamente prima di immaginare che sarei finito in questa mia terza vita in Gargano e in questi luoghi di santità e anche un po' di stranezze, diciamo. Perché dove c'è la santità, insomma, ci sono un po' tutte le tentazioni, insomma. Non c'è santità senza tentazione, e la tentazione la si supera o la si vince o accettandola o santificandola. Io altre linee finora non ne ho ancora viste, ecco. Ringrazio tutti, sono contento che ci sono tanti giovani, tanti ragazzi, ed è la cosa più bella e più importante. Mi raccomando, vivete una buona estate e vinciamo il Covid e dimostriamo, insomma, che possiamo stare insieme e ritornare alla fisicità, non dico al bacio, ma alla fisicità in modo autentico e in modo reale. Insomma, siamo alla vigilia della festa poi della patrona della parrocchia, domani celebro invece in piazza a Manfredonia, alla parrocchia del Carmine di Manfredonia, e quindi magari ci vediamo sabato per la benedizione della tela, e quindi in qualche modo si richiama ancora la festa della Madonna del Carmine. Insomma, tra le tante donne, abbiamo parlato della Maddalena e non c'è stato il paragone con la Madonna. lo mettiamo domani, con la festa del Carmine. Va bene, grazie a tutti, a Don Domenico, alla professoressa. Mi fa sempre piacere venire a Monte, soprattutto d'estate, da Manfredoni. Ok, grazie.